Ricomincia la nostra rassegna di materiali in scena, siamo alla nona edizione, è un momento molto importante per l'amministrazione comunale di Cavriglia perché ormai nel teatro comunale diamo ospitalità ogni anno per due momenti diversi, durante l'autunno e inverno e durante la primavera estate, alle risorse e alle eccellenze del nostro territorio e soprattutto ai giovani, ma non soltanto. In questa stagione, la stagione appunto che sta per iniziare, inizierà venerdì sera alle 21:15 con ingresso libero, con uno spettacolo musicale, ma soprattutto con la proiezione di un docufilm realizzato da due giovani di Cavriglia sulle difficoltà del mondo del lavoro e dei giovani nel mondo del lavoro, iniziamo appunto la rassegna autunno-inverno. Una rassegna importante, piena di artisti, piena di eccellenze. Fra queste ci sono appunto eccellenze del Val d'Arno, ma ci sono anche grandi artisti affermati in campo nazionale, non soltanto come Paolo Iannacci, che è un momento veramente unico e speciale che faremo, diciamo, durante il mese di novembre. La rassegna sarà chiusa il 20 dicembre con un concerto dei Flam Parade, un concerto speciale perché sarà un concerto di Natale. Il nostro teatro, su questo ci tengo veramente a ribadirlo, da ormai lo scorso fine settimana con il Festival Rigenerazione, che ha fatto il sold out tutte le sere, fino a ormai il mese di maggio, quasi tutte le settimane sarà aperto. E sarà uno spazio in cui sarà possibile raccontare l'arte, la musica a 360 gradi del territorio non soltanto valdarnese e toscano, ma anche di tutta Italia. Quindi siamo felici di inaugurare nuovamente questa stagione di questo teatro che ormai è un luogo aperto della cultura non soltanto per Cavriglia, ma per tutto il territorio del Valdarno. Sì, anche quest'anno, questa è la nona edizione, ma come gli 8 anni precedenti riconfermiamo lo spirito di questa rassegna che organizziamo insieme al Comune di Cavriglia, cioè presentiamo delle eccellenze che nascono nel Val d'Arno, ma che comunque sono proiettate anche sulla scena nazionale, in qualche caso anche internazionale. Presentiamo degli emergenti, molti giovani, molte donne anche, e poi anche alcuni personaggi di rilievo, come l'omaggio che faremo a Enzo Iannacci con il figlio Paolo Iannacci, il giornalista Enzo Gentile, oppure ritorna Andrea Kemmerle, attore comico toscano, ma sa, amico del teatro di Cavriglia. E anche Flame Parade, finiamo con il concerto di Natale. Sono un gruppo valdarnese, ma insomma vengono da una tournée di 40 concerti, hanno fatto 3 album e stanno avendo un buon successo. Abbiamo iniziato 2 anni fa a creare un primo cortometraggio per metterci alla prova. E dopo aver avuto il supporto del comune, abbiamo iniziato a lavorare a un secondo cortometraggio più professionale che inserisca elementi del territorio. Comunque, numerosi giovani appassionati come noi, sia attori che personaggi, persone dietro le quinte con noi, dello staff che avevano competenze diverse, di musica, di video o di altre cose. Backswing è un cortometraggio che nasce con l'idea innanzitutto di valorizzare il nostro territorio e in secondo luogo di narrare la storia di una donna sola, disoccupata, che incarna fondamentalmente una situazione familiare ma anche economico-sociale tipica del nostro periodo, in quanto le difficoltà economiche e lavorative ci riguardano, riguardano persone a noi vicine. La storia vuole fare da focus verso l'importanza di valorizzare le proprie passioni e non solo cercare di sopravvivere alla società, venendo meno alle proprie passioni.